grazie anche di essere qui in questo orario come solito, che so non essere un orario facile. Noi oggi siamo qui per questa tavola rotonda che abbiamo intitolato Lavoro Comune e entriamo subito nel merito perché il tempo è come sempre breve. Io sono Celeste Grossi di Pagosella, accanto a me c'è Chiara Belletti di Piano della Città, l'assessore Gisella Itrozzi, l'assessore del Comune di Milano Cristina Tajani e l'assessore Bruno Magatti. Nel 2013 agli sportelli comunali dei servizi sociali sono arrivate 1 miliardo di richieste di intervento e circa la metà di queste richieste veniva da cittadini e cittadine che si rivolgevano per la prima volta al Comune. Questo secondo me è un segno molto importante, è il segno dell'aumentata vulnerabilità di una parte considerevole della cittadinanza. E dal momento che non tutte le persone in situazione di bisogno ricorrono agli sportelli del Comune, pensiamo che si possa dire che questo dato rappresenta già un'emergenza sociale fatta di disoccupati, di sfrattati, di anziani, di nuclei familiari in difficoltà. Questa situazione testimonia che la crisi economica ha acuito anche fortemente la crisi sociale, anche a Como città, che pure è inserita in un'area tra le realtà manifatturiere del paese, che è considerata una delle più significative e importanti ancora oggi, tanto che gli studiosi parlano del nostro territorio come territorio officina. E in questo contesto, in un contesto di scarse risorse, aggravato dal drastico ridimensionamento dei trasferimenti da parte dello Stato e dei Comuni, è evidente che bisogna che la politica locale trovi strumenti innovativi per innescare processi finora inediti. E a nostro avviso attuare politiche sociali all'altezza della situazione significa coinvolgere diverse competenze e diversi assessorati e sviluppare sinergie per rispondere a richieste sempre più estese ed eterogenee. Sicuramente l'assessorato al patrimonio, indispensabile per affrontare l'emergenza casa. E certamente l'assessorato alle politiche economiche del lavoro, perché il lavoro è un potente strumento di inclusione sociale e perché promuovere sviluppo di imprese, incentivare il commercio, il vicinato, portare a nuova vita spazi utilizzati nelle periferie della città, significa offrire delle opportunità di lavoro ai giovani in ricerca di occupazione. Per avviare una discussione nel merito di queste questioni, Amo la mia città e Pagosel ha organizzato questo primo appuntamento, Lavoro Comune. A questa tavola rotonda intervengono 2 assessori del Comune di Como, Gisella Trozzi, assessore alle politiche economiche e del lavoro, e Bruno Magatti, assessore alle politiche sociali, alla solidarietà e all'inclusione sociale, e l'assessore Cristina Tajani alle politiche per il lavoro e lo sviluppo economico del Comune di Milano. Cristina Tajani è anche responsabile nazionale economia di Sinistra, Ecologia e Libertà. La domanda di partenza che io pongo a tutti e 3 è: quali possibilità ha un comune di intrecciare politiche sociali di sostegno a chi si trova in difficoltà e innovative politiche per il lavoro? Quali azioni può mettere in campo per sostenere l'occupazione e lottare contro l'inclusione sociale? Abbiamo pensato di... sì, certo. C'è un cambio di linea in condiviso. Sì. Escludiamo. Abbiamo pensato come ordine di interventi di far intervenire per prima Gisella Itrozzi, poi Bruno Magatti e infine Cristina Tajani. Chiederei a tutti e 3 di tenervi nell'ordine dei 15 minuti, così siamo giusto a un'ora e poi abbiamo ancora il tempo di sentire un po' di interventi dal pubblico e un po' di interlocuzione tra di voi. Grazie.